in collaborazione con SOA di Lupi Silvano, Centro Cinofilo I Pioppi. Centro Cinofilo I Pioppi, nuova gestione. Pensione cani e gatti. Addestramento cani. Nuova area gioco. Nuova gestione, ristorante pizzeria I Pioppi. Nella sala del governatore del Palazzo dei Sette di Orvieto, presentato dalla locale sezione degli scout, il video Strade di Coraggio, che racconta le storie di orvietani che a vario titolo hanno vissuto momenti drammatici e difficili della propria vita, ma dai quali sono riusciti a riemergere superando ogni difficoltà. Gianluca Foresi sarà il conduttore, il coordinatore, diciamo, di questo evento. Il capo scout coordinatore. Lei era anche figlio della lupa. Beh, detto così, insomma, non mi sembra proprio un bel viatico per iniziare questa intervista. Più che figlio della lupa, ero un lupetto, si chiamavano i giovani scout. E poi come mai ha lasciato? Poi l'hanno cacciato. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, e quindi ho dovuto abbandonare. E noi abbiamo il vizio sempre di venirla a importunare in questi momenti. Senta, a parte gli scherzi, invece... Senti, perché ci diamo del tuo e siamo amici. Diamoci del lei, va bene, allora stia un po' più distante. Senti Gianluca, no, questa è un'iniziativa molto importante invece, forse la più bella di quelle che abbiamo qui oggi a Orvieto, ne abbiamo 5 simultaneamente, ma questa sicuramente è quella che emotivamente prende di più. Emotivamente prende di più perché vedere l'entusiasmo e l'energia di tutti questi giovani che si mettono al servizio della città per cercare di condividere questi momenti e di far capire alla città che c'è necessità di mettersi insieme, di lasciare da parte tutte le invidie, tutte le gelosie, perché il momento è davvero difficile per tutti in questi momenti di crisi, quindi c'è da fare massa comune e insieme guardare uno stesso obiettivo. E poi un bel messaggio che giunge in un momento difficile in cui sembra tutto perduto, non ci si riesce a risollevare da questa crisi, da questo momento di difficoltà, invece questo è un messaggio Strade di Coraggio proprio che invoglia a farlo, a ricominciare, a riprovarci. Sì, perché si basa sulla carità, sulla solidarietà, che non è soltanto quella dell'elemosina, di riuscire ad aiutare comunque chi ha bisogno, ma di far capire che noi dobbiamo essere solidali prima di tutto con noi stessi, e una volta che noi abbiamo capito quello che possiamo dare alla città, alla nostra comunità, metterlo a disposizione. E allora vediamone qualche sequenza di questo video che hanno realizzato gli scout di Orvieto. Una brutta malattia, c'è una malattia che mi ha dato prima un anno di febbre, poi ho avuto la paralisi, poi ho avuto la trombosi, poi ho tutto nell'arco di 6 anni, poi ho avuto gli attacchi epilettici con un alzavo pescavo. E quindi quando ho visto che la mia vita andava in una direzione che io non volevo, mi sono tentata il suicidio. La mia vita è stata un po' difficoltosa e anche difficile, perché ho avuto un padre che mi menava sempre, sia a me che alla mia mamma, e ci pistava di botte spesso più a me che alla mia mamma, e il babbo era... Purtroppo lavorava sulle fiorie, veniva a casa sempre sbronzo perché era alcolizzato. Sono stata messa da casa della mia famiglia, sono stata richiusa in collegio a Bossena per 6 anni perché ero muta. Il sogno mio era da crescere il figlio con me, ma non ce l'ho fatta perché io soffro di una forte depressione e esaurimento.
e non volevo neanche credere ai medici, perché comunque io con i medici non vado poco d'accordo. Sveva del gruppo scout Orvieto Primo o qualcosa del genere, insomma voi siete il circolo che ha un nome particolare. Noi siamo il clan Cerchio della Luna del gruppo scout Orvieto Primo. Ecco, ma corretto. E abbiamo deciso di presentare il nostro capitolo fatto l'anno scorso in occasione della Rutta Nazionale, appunto Strade di Coraggio, alla, diciamo, all'istituzione, alla collettività. Ecco, spieghiamo che cos'è Strade di Coraggio. Questo progetto è nato appunto proprio per la Rutta Nazionale e abbiamo realizzato un video sul coraggio di ricominciare. Abbiamo intervistato degli orvietani che hanno vissuto esperienze particolarmente dolorose, difficili e che hanno trovato il coraggio di ricominciare. Senti, quando parli di esperienze dolorose e difficili, a cosa ti riferisci? A malattie, a situazioni che riguardano la vita sociale, a cosa? Sì, a situazioni che riguardano la vita sociale, ad esempio abbiamo intervistato una ragazza madre, chi ha tentato il suicidio a seguito di una malattia devastante, chi è stato sfruttato dalla mafia nelle piantagioni di pomodori in Campania e chi grazie all'amore, chi grazie alla fede per riscatto personale, diciamo, sono riusciti a superare questa situazione e a ricominciare a vivere. Avete un moderatore d'eccezione. Sì, Foresi, Gianluca Foresi, che ringraziamo per la sua presenza, perché dopo la presentazione del video ci sarà una tavola rotonda, qui speriamo possano partecipare il maggior numero di persone possibili, alla fine della quale presenteremo una nostra proposta. Su in cosa consiste? Diciamo, l'esperienza della Rutta Nazionale è stata veramente forte e quindi vogliamo cercare di trasmettere quello che abbiamo vissuto anche alla nostra città, anche cercare di impiegare quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo riportato anche nel quotidiano. Ma la proposta? Vogliamo creare un'associazione che raccolga tutti i vari gruppi giovanili, quindi dalle associazioni politiche, dal volontariato, da dopo Cresima, e creare un gruppo, diciamo, generale che possa collaborare con le istituzioni per cercare di fare gli interventi nel territorio. Quindi cercare di migliorare e proprio ricominciare a partire dal territorio per creare una cittadinanza attiva e partecipativa. I like swimming in the sea. I like to go out beyond the white breakers. Where a man. Questa forza. E io pregavo. Poi la mattina, il giorno pregavo, la sera andavo in comunità, andavo alle vespri con l'eldo, cioè ero molto attaccata. E me, allora io mi dico, tornando da questo nelimbo, questa visita, io ero distrutta, io ero. Sono andata a letto così, non so se ho dormito. La mattina mi sveglio, non lo so come, cantavo, prendo il libro dell'Odi, che ho sempre uno, cantavo, vengo in cucina, io che meno male, giustamente vengo in cucina, e metto a cantare, buongiorno mamma, guarda che bella giornata, guarda che sole fuori, cioè mi è cominciato a... anche la natura, vedevo la bellezza dei fiori, a me non mi fregava niente, cioè tutto era cambiato, lei non è rimasta così. E io da quel momento, lo so chi è da quel momento, che ho sentito il cuore pieno, cioè che mi sono sentita amata e questo mi ha trasformato la vita. I like driving in my car. A Viterbo, che Immacolata, con fratello, mi veniva a trovare per portarmi dei vestiti oppure perché avevo bisogno del sostegno, dell'aiuto, e più veniva a trovare la Teresa perché facevano il turno una volta a settimana per starmi vicino, per aiutarmi. Lì dentro mi sono fatta delle amicizie sia belle che brutte, però quelle brutte erano più quelle belle che quelle brutte, perché quelle brutte mi avevano portato su una strada l'imposta della mia vita. Adesso io le vedo, mio figlio, perché le vedo tutte le messi, e è stato per me difficile, nel senso che a vederlo è sempre una gioia vedere un figlio, giocarci, parlare, comunicare, dargli l'affetto, dargli l'appoggio. I tried talking to Jesus. He just put me on hold.
Said he'd been swamped by calls this week and he could not shake his head.